Fare un concorso, io penso sempre che sia comunque scattarsi una fotografia. È un modo per i ragazzi che hanno fatto un percorso di studi durante tutto un anno per vedere come reagiscono e poi creare anche il carattere, no? E reagire anche a quelle che possono essere delle prove difficili, perché a me la parola giudizio non è che esalti così tanto, è più un parere, perché poi alla fine ognuno ha la propria storia da raccontare ed è una bellissima esperienza che auguro veramente a chi si cimenta nel mondo delle sette note. Lei lo consiglia, quindi partecipare magari a tanti concorsi, essere sempre in gioco? Sì, assolutamente, essere in gioco con uno spirito di sana competizione, non pensare che perché un concorso possa andare meno bene sia una sconfitta, è un'opportunità per crescere, per migliorarsi, per fare sempre meglio. Come mai ha partecipato quindi a questo concorso? Lei, ricordiamo, è il presidente di giuria. Perché io semplicemente ero molto amico di Carlo Agresti, questo docente musicista di fama internazionale che ho avuto il piacere di incontrare sulla mia strada e il mio cammino da musicista, ma prima ancora da studente, mentre facevo gli studi, stavo finendo gli studi di composizione a Roma, e per caso incontrai Carlo, abbiamo fatto amicizia, abbiamo scambiato parecchi pareri sulla musica e sulla vita, e ho scoperto che era un compagno di viaggio importante, perché Carlo non era semplicemente un insegnante, ma era un maestro, una persona schietta, una persona diretta, sincera, non ci metteva molto a dire quello che pensava. Devo dire che è stato veramente un insegnamento importante per me, cioè perché mi ha trasmesso una cosa importante, che la meritocrazia, anche in un paese difficile come il nostro, esiste. Ci vuole solo tempo e costanza, investimento su se stessi, quindi preparazione, studio e crederci. Ora parliamo di Marco Lo Russo, del maestro Marco Lo Russo. Cosa lo ha avvicinato alla musica? Quali sono i momenti più importanti di questa carriera? E poi soprattutto anche quali sono i progetti futuri? Beh, io ho iniziato a suonare per gioco. Anch'io vengo da una realtà di provincia, perché sono natio della provincia di Latina, adesso vivo nel comune di Sermoneta, quindi una terra, se vogliamo, molto simile a questa, con tanta bellezza, ma diciamo quando ero più giovane, mettiamola così, non con tantissime cose da offrire. Hanno istituito nelle scuole medie dei corsi di musica. Io non sapevo neanche se volevo fare questa cosa o meno. Il maestro delle scuole elementari, alla fatidica domanda: ma perché non lo facciamo studiare? Che strumento vuoi suonare? Ma a nonna piace la fisarmonica, e così è nata questa avventura. Le confesso che non so neanche io oggi perché suono, però è una cosa che mi ha riempito la vita, me l'ha cambiata, nel senso che mi ha formato come persona, come uomo, e devo dire che è un'esperienza veramente, veramente profonda, perché poi non è solo un lavoro, è veramente un credo per fare questa cosa. Progetti futuri ce ne sono tantissimi. Io ho la fortuna poi di suonare uno strumento particolare, che ci tengo a dirlo, che è la fisarmonica, che è uno strumento legato alla nostra tradizione, al Made in Italy. E ho fatto un percorso semplicemente con me stesso, mi sono messo molto in gioco e suono spesso all'estero, e quindi questa cosa mi diverte moltissimo. E mescolo l'elettronica, la world music e il jazz, chiamiamolo così, comunque dei linguaggi improvvisati, con l'elettronica, e ho fatto questa via, questo percorso molto, molto personale. Insomma, mi definiscono un outsider, io poi non lo so, però posso dirle che faccio sicuramente quello che mi piace e che sento da dentro. Lei ha sottolineato, suona la fisarmonica, uno strumento tradizionale, però è riuscito a modernizzarlo, insomma, quindi riesce a trasmettere, far capire un po' che lo strumento della fisarmonica non è legato soltanto un po' alla tradizione popolare, ma può essere visto in più modi. Ma questo è un discorso che fondamentalmente può essere esteso un po' a tutto, nel senso, la comunicazione in genere non ha bisogno di uno strumento, ma di una modalità. Si può comunicare anche semplicemente, pensi a un direttore d'orchestra, un attore che semplicemente la guarda, cioè usa un altro strumento che non è il linguaggio verbale. Quindi la fisarmonica sicuramente la sento mia. La fisarmonica poi ha la bellezza di essere uno strumento che ricorda l'abbraccio materno, quindi comunque è molto addosso, è molto fisico come strumento. Noi siamo stati legati alla tradizione popolare, ma in realtà la fisarmonica nasce nei primi del Novecento nella Vienna per bene come strumento salottiero, strumento colto, però proprio per la sua portatilità è stato preso un po' da tutte le culture e soffre di questo fenomeno che è il nomadismo culturale.
Questo cosa significa? Che semplicemente era buona sia vicino alla trebbiatura come è buona in un salotto della Vienna per bene, però insomma non è lo strumento che racconta la storia, ma è la persona che forse c'è dietro lo strumento. Un augurio per questi ragazzi? Studiate, studiate, studiate e poi ancora studiate e forse se studiate avrete la fortuna di fare una vita bellissima, perché con il sapere almeno si ha lo strumento per capire cosa ci succede intorno. Tanti auguri a tutti.